Buonasera, Tam Tam come sempre in diretta dagli studi del TG1, perché è lo stesso studio del TG1 a Roma, e ho con me in studio un ospite molto gradito che è forse il più famoso. Ah sì, il più famoso disegnatore satirico italiano, che è Giorgio Forattini, col quale parleremo in conclusione della trasmissione di vignette di politica, della verità nell'umorismo. Insomma, io ho parlato di verità nella poesia nei giorni scorsi, nelle ultime trasmissioni, stavolta parleremo della verità nel riso, in risu veritas. C'è una verità nell'umorismo? Noi questo lo domanderemo a te. A Milano, invece, in studio, nello studio di Milano, ho due colleghi molto famosi e molto cari, per la verità. Uno è Indro Montanelli, direttore del giornale Nuovo. Buonasera Indro, benvenuto. E uno è Guglielmo Zucconi, buonasera. Non so come fare, perché io lo chiamo Mino da quando eravamo ragazzini, quindi buonasera, ciao Mino, direttore del Giorno. E con loro parleremo semplicemente di politica senza umorismo. Finalmente avremo poi stasera, e questo ve lo dico subito, il tanto sospirato filmato, che è molto bello, anche se sospirato, su Paul McCartney, dei Beatles, l'intervista di Nino Crescenti e di Luciano Teodori. E un servizio poi di Enrico Rondoni sulla centrale nucleare da costruire in Puglia. Ma incominciamo con Montanelli e Zucconi, che sono venuti negli studi per aiutarmi a rispondere a una domanda che io vi faccio, che mi sembra sia un po' la domanda che si fanno tutti: ma è possibile governare l'Italia in questo modo? Questa è una domanda un po' banale, se volete un po' demagogica. Abbiamo sentito poco fa in telegiornale il Presidente del Consiglio Spadolini affrontare con molto impegno questo tema del duro travaglio politico di un governo di coalizione. E qualche giorno fa Spadolini ha detto: governare in queste condizioni e fare una corsa agli ostacoli senza che ci sia mai tempo di riprendere il fiato tra un salto e l'altro. Ora io partirei forse da Indro, partiamo da Indro per ragioni di anzianità, ma insomma... Dillo. Diciamo di anzianità. È possibile governare il paese in questo modo? Ma io non credo che sia, cioè è impossibile, tutto è possibile, evidentemente lo si governa anche in questo modo, ma che sia il modo ideale di governarlo proprio non direi. Non so che cosa ha detto Spadolini prima. Spadolini ha fatto un discorso impegnato su quello che è il duro travaglio politico che scuote il paese, ha fatto un discorso che mi sembra importante sul fatto che questa è una coalizione la più larga nella storia della Repubblica operante in un governo. E far funzionare una coalizione così larga, io aggiungerei, senza che ci sia più una egemonia, cioè senza che ci sia più l'egemonia della DC come Stato. Questo mi sembra, non so se tu sei d'accordo, la condizione in cui si trova il Paese oggi. Beh, senza dubbio, questa egemonia è venuta meno, perlomeno si è molto attenuata. Oggi siamo con una coalizione larga. Forse tu sai che l'atteggiamento del nostro giornale è favorevole a questa coalizione, perché non vediamo altra possibilità, ma indiscutibilmente è molto difficile tenerla insieme, però non credo che tutti i guai dell'Italia che rendono difficile la governabilità sia soltanto colpa dei partiti. È un po' tutta la vita dello Stato, che è farraginosa, che è impostata su leggi antiquate, su una farragine di leggi, ce ne sono troppe che si contraddicono a vicenda, c'è un Parlamento che non riesce a funzionare anche per i suoi regolamenti, lo abbiamo visto ultimamente con la legge finanziaria, che si è trascinata per 7 mesi e non si riusciva a farla approvare, e finalmente la si è approvata, decurtata di tutte le parti più importanti. Si dice che non c'è il tempo di far approvare questa nuova legge per impedire il referendum. Ci sono 2 mesi di tempo, ma è possibile che questo Parlamento in 2 mesi di tempo non riesca a approvare una legge? Questo è evidentemente tutto il meccanismo che è sfasciato, che è obsoleto, come si suol dire. Guglielmo Zucconi tra noi è l'unico che è stato membro del Parlamento, deputato, e ne hai scritto anche un libro penetrante e interessante. Di chi è la colpa? Ma guarda, io dalla esperienza parlamentare ho riportato una convinzione drammatica, quella della mancanza di potere degli uomini di potere, perlomeno dei deputati. La suddivisione del potere in una democrazia è così frammentaria, per cui io tentai di far approvare una sola legge, volevo regolamentare
l'altezza degli interruttori nei locali pubblici, perché di notte ci si inciampica. Non sono riuscito nemmeno a provare, era una stupidaggine, ma era una scommessa che avevo fatto con me stesso, non sono riuscito nemmeno a presentarla. Ma io credo che la colpa sia, dice Indro giustamente, che uno Stato che non funziona, un Parlamento lacerato, sono guai aggiuntivi, però credo che la colpa sia davvero in questa, la causa sia in questa suddivisione di poteri di una coalizione che deve stare insieme per amore o per forza. Se ci pensi, le uniche grandi... Cioè il fatto che è venuta meno l'egemonia democristiana... Ma io non dico l'egemonia democristiana, avrebbe potuto subentrare un'altra egemonia, tant'è vero che le grandi scelte le ha fatte un uomo solo in questo paese, quelle sulle quali ancora viviamo, le ha fatte De Gasperi in 5 anni, quando aveva la maggioranza assoluta travestita da coalizione. Ora, come fare a funzionare? Questa è una domanda, è come si piglia l'uccellino, si mette il sale sulla coda. Io credo però che... una piccolissima ricetta ci potrebbe essere. E quale? Basterebbe che gli uomini che compongono la coalizione di governo rispettassero quelle regole interne di democrazia che loro impongono giustamente al paese. Ma quando si vede dei ministri che, dopo aver preso delle decisioni collegiali, parlano fuori come se fossero dei nemici, allora la democrazia, che è basata sulla tolleranza, dove va a finire? Andreatta non può dire dei socialisti che sono dei nazisti, ma Formica non può dire della DC che è un partito omicida. E ciascuno deve accettare le regole. Un partito vuole contare di più, sì, va bene, conti di più, ma nel frattempo conti per quello che i voti che gli ha dato. Si vuole cancellare un altro partito che conta troppo, sì, ma nel frattempo deve valere la regola della democrazia, per cui fino a quando gli elettori non lo cambieranno sarà così. E poi soprattutto, se i ministri stessero più zitti, sarebbe tanto di guadagnato per tutti. Se i ministri stessero più zitti. Più zitti, sì. Indro, parlassero, sei d'accordo? Di più al Consiglio, sì, sì, e meno fuori. Indro, sì, Montanelli. Sì, sono d'accordo, ma non c'è il minimo dubbio su questo. Insomma, questo è un pollaio litigioso. Voglio farvi vedere, visto che abbiamo qui Forattini, scusate, voglio far vedere anche una vignetta di Forattini che era del gennaio, ma che potrebbe essere stata fatta oggi. Sì. Il titolo era Le quattro emergenze, era sulla Repubblica. Sì. Le quattro emergenze, si vede Spadolini che tenta di stare a galla, ma per affrontare le quattro emergenze, ma invece è subissato dal peso dei quattro segretari di partito. Io vi domando adesso, come sempre le vignette di Forattini dicono una quantità di cose con un'immagine sola, come si può escogitare il rapporto tra il governo e i partiti che lo formano? Indro. Meglio di come funziona adesso. No, è cioè quello che diceva Zucconi, questo qui più che da delle leggi dipende da una certa educazione della classe politica e anche del corpo elettorale, che dovrebbe punire, castigare certe contravvenzioni, diciamo così, sì, al buon vivere in comune. Beh, questo non c'è il minimo dubbio che che le nostre coalizioni non stiano in piedi, anche perché manca quel minimo di buona educazione che occorre per stare a tavola insieme, e beh, anche questo è vero. Quindi non riforme istituzionali, ma buona educazione. No, ci vogliono anche delle riforme istituzionali, non dico di no, certamente bisogna restituire qualche potere al potere esecutivo che in Italia... Cioè al governo. Cioè al governo. Domanda, scusa, in questa situazione abbiamo constatato il grande peso che ha acquistato il Presidente della Repubblica, proprio per questa situazione. Praticamente la settimana scorsa, forse più ancora del Presidente del Consiglio, ci sembra che sia stato il Presidente della Repubblica. È uno sviluppo logico, normale, vogliamo tutti tanto bene a Pertini, è giusto che sia così? No, veramente non sarebbe giusto che sia così, però siccome Pertini opera in un vuoto, è perfettamente logico che a un certo punto lo occupi. Il vuoto in natura non può esistere. Ora, Pertini ha il carattere e la grinta necessari a riempire questo vuoto, che non ci dovrebbe essere. Perché, come diceva Zucconi, non è il medico che chiede, che impone a Andreatta di dire le cose che ha detto sui ministri socialisti, non è il medico che impone a Formica di rispondere come ha risposto, ma se tutto questo avviene ci vuole il medico è il Presidente della Repubblica a un certo momento, perché non ce ne sono altri. Zucconi, quindi, sei d'accordo? Ma io trovo che le presidenze della Repubblica italiane hanno avuto stili diversi a secondo degli uomini che le
che le rappresentavano e anche, come dice Indro, per le circostanze che le contornavano. Però mi pare che in questo caso Pertini abbia operato, direi, a un livello prima delle istituzioni, ha operato in gran parte col suo prestigio personale, perché io ho letto dei commenti... Cioè, ha riempito un vuoto col suo prestigio personale. Ha riempito un vuoto col suo prestigio personale, ma insomma lui... Ho visto il giorno in cui poi la crisi si è risolta che qualche commentatore politico diceva: ma Pertini non può mediare, se la maggioranza si è dissolta Pertini non può far finta che ci sia ancora. Ebbene, Pertini ha operato col convincimento perché la maggioranza non si dissolvesse, ha operato perché le condizioni che gli avrebbero imposto poi di sciogliere le Camere non si verificassero, e questo mi pare avvenuto a un livello pre-istituzionale. Ma volevo aggiungere una cosa a quanto si diceva prima a proposito delle riforme. C'è, a mio avviso, una riforma importante che è stata proposta tante volte, mi ricordo era nel programma anche di Andreotti del governo del 1976, è la riforma della Presidenza del Consiglio. Cioè dare più poteri al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio in questo momento è uno come gli altri ministri, invece bisogna togliere dalla Costituzione quella incubo di stampo fascista che il Presidente del Consiglio potesse diventare un duce ed avesse troppo potere, e bisogna dargli davvero un potere di guida al governo. Di primo ministro, insomma, di premier all'inglese. Di primo ministro. Abbiamo poi la fortuna, in questo caso, che Spadolini ha una pazienza che gli uomini normali e gli uomini sposati esercitano nella famiglia. Lui ha la fortuna di essere scapolo, l'esercito sul governo, ma forse può arrivare anche qualcuno sposato. Tanta Indro? Pazienza, dove la troveremo? Indro? Beh, indiscutibilmente Spadolini merita la beatificazione, certo. Così, perché ha sfoderato una pazienza che non gli conoscevamo quando lavoravamo era tuo direttore insieme a lui, era molto più impaziente allora. Credo sì che abbia dato prova di stoicismo. Sono d'accordo con Zucconi, quella riforma assolutamente bisogna farla, ma siccome bisogna farla non la faremo poi. Quindi abbiamo detto buone maniere, saper stare a tavola, saper tacere. Sì, ma col capo tavolo, con un bastone che picchi sulle le dita di chi se le mette nel naso. Senti, adesso per finire vi faccio vedere se possiamo girare la telecamera la vignetta che mi ha portato pochi minuti fa Forattini a commento della situazione d'oggi. Riusciamo a vederla? Vediamo un po', perché la vignetta sua che non esce ancora sul giornale, perché come sapete incomincerà tra poco a pubblicare sulla stampa. Dunque, questo è Pertini, come sapete è oggi a Berlino, nazionale socialista. Che vuol dire? Ma questo è l'unico tipo di nazionale socialista che ci auguriamo ci sia in Italia. Forattini, tu con le tue vignette delle volte fai degli articoli di fondo. Complimenti. Mi hai rubato una battuta, questo doveva essere l'inizio della mia conversazione. Me lo dovevi dire prima, scusami. Diceva giustamente Guglielmo Zucconi, proprio rubandomi la battuta, una vignetta satirica è un articolo di fondo in sintesi. Scusa, riprendiamo un attimo perché voglio riragionarci sopra concretamente l'immagine questa delle quattro emergenze. Questa sì. È del 6 gennaio. Cioè abbiamo Spadolini, che tu rappresenti sempre così innocente e nudo, no? Nudo, sì, Spadolini è nudo per me. È innocente in un mondo... Perché. No, si sa perché. Perché cioè... è un personaggio che anzitutto per il quale io provo una certa simpatia. E che dà una certa tranquillità, sicurezza, come diceva Montanelli o Zucconi, non mi ricordo adesso, dicevano appunto che Spadolini è un personaggio che ha una grande calma e che dovrebbe essere, come diceva Montanelli, beatificato per la sua grande tranquillità. Ecco, questo personaggio beatificato tu lo rappresenti mentre cerca di navigare le quattro emergenze, è lo slogan di Spadolini. Spadolini, sì. Invece le quattro emergenze sono queste quattro eccellenze. Gli unici che emergono sono i quattro partiti, i quattro segretari del partito. Ma come viene in mente una idea così? Non lo so, guarda, molte volte viene fuori proprio dallo slogan. Quando Spadolini ha detto le quattro emergenze e seguitava a dirlo, io ho cominciato a pensare come si potesse fare. Poi mi è venuta l'idea che i partiti del governo sono cinque e che lui è il quinto tenuto sotto dalle quattro emergenze. Quella di oggi come ti è venuta in mente? Possiamo poi rivederla anche la seconda. Quella di oggi, perché quando ci siamo parlati poco tempo fa, voglio dire, con questa vignetta noi siamo andati incontro anche al tuo grande pubblico che adesso non ti vede più sulla Repubblica, non ti vede ancora sulla stampa, e quindi gli offriamo una vignetta gratis, insomma. Ecco, questa è una vignetta questa che non sarà pubblicata. Ieri non sapevi cosa avresti fatto. No, sinceramente no. Io ho pensato, per quanto riguarda un po' l'argomento che era della conversazione che abbiamo avuto prima, con i due direttori, era appunto
si può fare politica in questa maniera. Ecco, siccome i governi d'Italia rischiano di cadere per delle frasi o per delle battute, eccetera, cose che potrebbero essere benissimo battute scherzose, ma poi riprese e registrate, sono considerate delle offese, delle cose drammatiche, io ho pensato appunto che Pertini, la cosa migliore era sdrammatizzare, siccome lui si è dato da fare, Pertini, per pacificare gli animi, anzi con la sua presenza ha salvato il governo, col suo intervento, ho pensato in fondo che è l'unico nazionale socialista che e ci auguriamo in Italia possa essere lui. Ma qui c'è il gioco di parole, c'è sottile, di parole, raffinato, sì, eccetera. Ma dimmi una cosa, qual è la differenza? Tu sei un caricaturista politico, un satirico politico, sì, che in realtà fa satira su tutto. Cioè non nessun uomo politico italiano è escluso, sì, non Berlinguer, nessuno, ecco. Politico, ma sì, però sei anche considerato una persona che pur facendo delle satire ficcanti, penetranti, anche mordenti, però si dice sempre che se tu sei garbato, hai un garbo fondamentale, non hai cattivo gusto. Qual è la differenza fra la caricatura che carica il personaggio e il cattivo gusto? Beh, anzitutto io penso che caricare molto sulle difetti fisici dei personaggi sia sbagliato, perché io non faccio il caricaturista, ma illustro umoristicamente una notizia, possibilmente una notizia importante, come dicevo prima. Dare un tono, a volte anche io però mi lascio andare, però dare un tono volgare e violento e non di buon gusto una vignetta è snaturare quello che è, come dicevi tu, l'editoriale disegnato. Perché è un editoriale. È un editoriale disegnato, e l'unico grande pregio della satira politica, quando riesce, è la sintesi. E questo contrasta un po' col giornalismo scritto, che a volte è un po' prolisso. Quindi, mentre a me mancano gli articoli, le virgole, le cose, posso fare solamente un personaggio o due o tre in quella situazione lì, nello stesso tempo però do, se la azzecco la vignetta, do la notizia con pochissimi tratti. I politici in Italia, la politica è una cosa tremendamente seria, si risentono di essere oggetto di satira, di vignetta, di caricatura o no? Si è mai arrabbiato qualcuno? Sì, beh, arrabbiati sì, ma sono cose che ho sentito dire, non è che mi sono... Non direttamente, no. Ma in genere anche questo è un atteggiamento politico, come io ho sempre detto, non è che oggi conviene parlare bene di chi ti sbeffeggia, di chi ti ironizza, di chi ti ritrae in maniera buffa. Anzi, mi chiedono l'originale molte volte. Lo richiedono i politici. Beh, sì. Vabbè, per questo, perché sei diventato molto importante, quindi essere preso in giro da qualcheduno è anche importante. Però preso in giro non è l'espressione giusta. Come diresti tu? Abbiamo pochi secondi. Sbeffeggiati. Beffeggiati. Sì. Beffeggiati. Ti ringrazio. Grazie. Auguri per il tuo nuovo lavoro, per la tua nuova sede, e grazie a voi. Buonasera.